vittoria consecutiva per Valmontone, che batte anche Cefalù e si conferma in testa alla classifica. Vittoria arrivata dopo una settimana non semplice, l'infortunio di Caseres, le condizioni attuali di Carrizzo, grande protagonista Francesco Guarino. Che partita è stata, Francesco? È una partita difficile, perché come hai detto tu, venivamo da una settimana un po' così travagliata, dopo l'infortunio di Juan Caseres, e abbiamo avuto Carrizzo influenzato tutta la settimana, quindi ci siamo allenati un po' così in pochi. Sapevamo che era difficile, uno per il valore di Cefalù e due perché quando si fa una grande vittoria in trasferta poi si tende un attimo a rilassarsi. Invece siamo stati bravi da subito, abbiamo interpretato bene la partita. Ma vorrei fare i complimenti alla squadra, perché gente che magari nelle prime partite ha giocato poco, oggi è entrata e ha dato veramente un contributo notevole. Quindi tanti tanti complimenti alla squadra davvero. Francesco, un'altra domanda. Terza vittoria in fila, testa della classifica. Nello spogliatoio di che cosa si parla? Vinciamo il campionato. No, e cosa si deve parlare? Siamo contenti. Siamo persone navigate, sappiamo che non vuol dire niente. Il campionato è lunghissimo e il campionato che conta è magari a giugno. Quindi l'importante adesso è trovare un giusto feeling tra di noi, sia in campo che nello spogliatoio. E poi vediamo a maggio dove siamo e possiamo parlare allora. Francesco, un'ultima domanda. Processo di crescita di una squadra comunque molto rinnovata rispetto allo scorso anno. A che punto siete secondo te? Ma possiamo migliorare ancora tanto. Soprattutto il feeling deve essere tra, diciamo, gli anziani e i giovani, però siamo sulla buona strada, perché è un gruppo che lavora molto, c'è un allenatore bravo, capace, diciamo che siamo sulla buona strada, non so dirti una percentuale, ma lavorando si può veramente ottenere il massimo. Ringraziamo, rinnoviamo i nostri complimenti a Francesco Guarino, complimenti ancora Francesco. Grazie, grazie a te.